Il mister l'aveva preparata dicendo grande tranquillità, grande lucidità, l'avete giocata così, non siete mai andati in affanno. Sì, avevamo grande risultato dall'andata e sapevamo che stasera avanti del pubblico di Roma non sarà facile, ma abbiamo dimostrato grande carattere, quindi meritatamente andiamo in finale, siamo tutti stracontenti e stasera c'è solo da festeggiare questa grande vittoria. Infatti poi testa anche al Napoli, perché c'è il campionato e siete a 4 punti, quindi è importante anche recuperare le energie. Sì, appunto, ho detto solo stasera festeggiamo, poi già da domani ci mettiamo in moto, prepariamo bene Napoli, perché Napoli è una grande squadra. Senti, questo era un po' forse il 50% della stagione di finale di Coppa Italia, battere la Roma. Sì, sì, era molto importante per noi. Questa è dimostrazione di che quest'anno proprio ci siamo come gruppo, lottiamo uno per l'altro, tatticamente stiamo bene, quindi questo ci dà anche una spinta per fare fine campionato alla grande. Quando è che avete capito che insomma stava andando la partita? Stasera? Sì. Ma io personalmente quando abbiamo fatto il gol era importante. Il gol fuori casa per noi era importante, già Roma doveva fare 4 gol. Senti, dicevi prima è molto importante vincere una partita come questa, no? Effettivamente insomma il derby vinto, una qualificazione, al di là ovviamente della rivalità cittadina, di tutto quello che si era detto ovviamente anche prima, no? Vinceremo andata e ritorno, l'aveva detto Nainggolan, le esternazioni di Spalletti, quanta forza realmente vi dà questo derby? Quando vinci derby è sempre molto importante, soprattutto questo che è una semifinale, quindi tu adesso hai battuto la Roma e lotti per un titolo, quindi siamo tutti stracontenti, ripeto, per noi, per me è una serata indimenticabile. Personalmente si può dire che è tornato il basta del primo anno, forse anche quello di Udine? Sì, io cercherò sempre di dare il meglio, di crescere. Poi possiamo dire che la squadra sta andando bene, io sono contento, io faccio parte di questa grande squadra e cerco sempre di dare il massimo. Grazie Luciano. Grazie.